Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. A Roma fa caldo, in Italia si muore di caldo e noi che facciamo? Ce ne veniamo in Abruzzo, nella Valle del Chiarino, vicino un rifugio stupendo, il Fioretti è là dietro, adesso ci avviciniamo e oggi passeremo una bella giornata, speriamo bene che non piova perché le nuvole ci stanno. Addirittura il meteo diceva neve, una neve d'agosto che però secondo me non arriverà perché meno 2 non credo che ci potrà essere in quanto fa caldo. E niente ragazzi, oggi con noi siamo pochi oggi con noi il grande zio. Salve! E Saretta. Ciao! Dopo 3 anni siamo di nuovo qua. Sempre con le mie stesse scarpe, con le Saleva che ormai non esistono più, però la recensione si può dire che è andata bene. Buone scarpe. E niente, ecco che appare. Io cacca! Ma che è? Appare il Fioretti. Mamma mia! E adesso questa dobbiamo mondo, so. Andare su al Monte Corvo. 3 anni fa abbiamo fatto tutta la Valle del Chiarino, abbiamo girato su tutto intorno e poi su in vetta. Oggi invece tenteremo la direttissima, che non so da dove si prende, ma dovrebbe essere così. E poi torneremo giù per la normale. E niente ragazzi, come sempre se il video vi piace, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e niente, buona visione. Sentiero non segnalato, ma facilmente visibile, la stradina è battuta. In pochi minuti già l'altezza è abbastanza considerevole, una bella pettata, una bella salita impegnativa, 9 km per 1200 metri di dislivello, bella tosta. Dietro i ragazzi non si fidano di me, non si fidano di me, quindi la prossima volta li lasciamo a casa e niente, andiamo avanti. La via non è battuta, siamo preparati, ma la direzione è sempre la cresta. Siamo in mezzo ai verdi prati, un bel dislivello, non so, e il Corvo sta lassù, io quindi andrei al Corvo, su dritti. Porca troia raga, tutta così da vivo, qualche cosa non va, non torna. Ragazzi, se qualcuno conosce la via, fateci sapere se stiamo facendo la via corretta o stiamo facendo cazzate. Il dibattito è la via corretta quella che stiamo facendo? Secondo me sì, secondo zio. Perché se fai questa qua, mo, poi la scendi e c'è stata quella pettata là che è tremenda. Io sono piena di spine. Quindi non so se c'è stato qualche cosa che la girava, sai? Ok, quindi il zio dice che potrebbe girarla da dietro. Sara? Sì, non mi sembra la via migliore. Probabilmente ci sarà un'alternativa. Ok, quindi fateci sapere. Non vedo vie. Fateci sapere se la via è corretta o meno. Abbiamo presa diretta sulla cresta. Bellissima vista qui sul lago di Campotosto. Dietro si vede anche il Navigna. Di là il San Franco, se non è quello, qui chiedo a Pierre da qui, lago di Campotosto, è questo il San Franco o è questo il San Franco? Aiutaci tu.
piccola pausa. Siamo più o meno alla metà del percorso e l'unica paura è il cielo dietro, che è grigio, male male. La vista è meravigliosa sulla Valle del Chiarino e la salita continua a essere tosta. Grande zio dice che è peggio dell'amaro. Se siamo inventati una via, penso. Poi se qualcuno invece dice che è questa, non penso. Arriva brutto. Sì, comincia a piovicino. Ai ai ai. Fatto caldo, porco Dio, tre mesi. Arpenaz! Stati laggiù che Dio lavanda, eh! Wow! Mamma mia! Fa proprio tanta! Mista neve, mista ghiaccio! Rallentato con l'acqua e la montagna quando è così da sempre spettacolo. Qui si va su dritti in arrampicata. Montagna non semplice, specialmente questo lato per esperti, non per deboli di cuore. Dobbiamo esserci, questa dovrebbe essere l'ultima pettata prima di arrivare su in vetta. Altra acqua, coglioni. Cappellino di lana, agosto, bel freschetto. Sarà l'ultima salita prima della vetta, o non sarà l'ultima salita prima della vetta. Non era la vetta e quindi io non ero la vetta e quindi andiamo avanti, si scende addirittura. Tosta raga, 1200 metri di dislivello su penso all'incirca 4 km. È tosta, ma ci siamo. Anche oggi l'abbiamo portato a casa per la seconda volta. Metto il link in descrizione. La prima uscita 3 anni fa al Monte Corvo e peccato che visibilità zero, quindi niente drone. Ah, eccola la croce, 2623.
spettro di Broken. No, non è lo spettro di Broken, è il grande zio. È il grande zio che anche oggi, con tanta fatica, la porta a casa. La porta a casa. Che cazzo dei crampi del merda. Ok. Sulle cosce poi io. Riscendiamo per la normale, così facciamo tutto l'anello da cresta a cresta del Monte Corvo. Facciamo questi 5 km a scende e poi c'è Domenico che ci aspetta. Bella, sì, ci aspetta. Bella birrozza, bel tagliere di Domenico. Mi raccomando, venite a trovare tutti, perché Domenico è una persona che merita. Salita per la direttissima difficile, anche a scendere la via normale non scherza. Mi dico Domenico. Fabio, sì, sai. Ciao. Quello è il terzo. Quello è il terzo, sì. Ma ci avevamo bisogno di birra. Ma quello non so più di voi comunque. Ma ha detto andare avanti a prendere la birra, non è che noi. Bella birra, come? Solo birra? Ma no, poi pure vino. Ma poi una cosa, una birra. Una birra, vabbè. Io faccio quello che dici tu, Tomè. Cosa? Che c'è? Sta già c'è un grillo. L'hai ammazzato, sa? No, no, sei morto con i piedi tuoi, allontanati. Domenico is the best one man in the world. For what? For the restoration? Yeah. Okay. Domenico is the best. And you? You couple of days or what? Yeah, no, I stay today here. Okay. And I make that. This and Monte Corvo and around here. Okay. And yeah. You sleep here tonight? No. You go down. I come to Rome. You come from Rome and you go to Rome? Yeah. How many hours driving to Rome? To Rome it's 2.5. Yeah, it's not more. Tomorrow working? No. Tomorrow you work? No. My work is finished yesterday. Saturday, Sunday. Yeah. Okay, right. Okay. Okay, so... Good.